come faccio a non parlare con te di Lucio Battisti? Io non so, quante domande ti hanno fatto a te sul tuo rapporto con Lucio Battisti? 507.000? Va bene, cercherò di fare una domanda che non ti hanno mai fatto, sarà difficilissimo. Però, insomma, leggendo tutti i libri che sono usciti su di voi, sul vostro rapporto, mi ha colpito un passaggio in cui tu dicevi che voi eravate anche molto amici perché eravate complementari. Tu hai un'intelligenza, una sensibilità orizzontale. Lui aveva un'intelligenza, una sensibilità anche musicale verticale. Tu dicesti se lui volesse potrebbe fare un buco per terra e arrivare al centro del mondo. Glielo dicevo sempre. Ma questo l'assioma, a parte il vostro incontro con Christine LaRue, il fatto che ti fece tenerezza, che apprezzasti anche la sua umiltà, magari quei pochi che non sanno ancora questo episodio, diciamolo, perché non fa mica mai male. Lucio arriva da te con una cosa, insomma, un po' approssimativa, e te non ti fa impazzire quella cosa. No, era veramente, non ci trovi un grande talento. Il problema è che, a differenza forse di quelli che direbbe, di quello che direbbero oggi, lui dice: hai ragione, è vero, è bruttina. E tu, mosso, come dire, non a compassione perché sarebbe brutto, ma mosso forse alla tenerezza, ma forse un po' di intuito ce l'avevi anche tu, no? Non No, è stata solo fortuna. Hai cominciato a lavorare con lui. l'ho fatto per medicare. Lui è stato accompagnato da una mia amica che era una francese, Christine LaRue. Christine LaRue. Lo conosco tutti la storia perché lei è un'editrice francese a Milano che arrivava da Parigi. Noi eravamo amici. Mi porta il primo contratto della sua vita che ha fatto. Io gli dico insomma, sono rimasto male, a disagio. Ho cercato soprattutto di medicare un rapporto. E poi hai scoperto? E poi hai scoperto un pozzo, no? La terza cosa che abbiamo scritto era 29 settembre, capito? Quindi si è rivelato. Senti, con Lucio veramente hai detto forse quasi tutto. A me ha molto colpito la rivelazione di questo medico che ha raccontato appunto che Lucio ha letto questa tua lettera quando stava male e si è messo a piangere. Questa cosa mi ha molto colpito. Raccontala Giulio, perché magari non tutti la sanno, secondo me è una cosa molto bella. Ma io ho mandato questa lettera Lucio perché stava già male, stava in sì, ospedale a Milano. ero in ospedale, gli ho mandato, ho sentito il dovere di affidare questa lettera. Vi vedevate da qualche anno. Io avevo letto sui giornali che stava male, ho avuto la fortuna di incontrarmi con un'infermiera di questo ospedale ad una cena e gli ho scritto una lettera da consegnare a Lucio. Poi ho saputo dopo 10 anni che non consegnò lei la lettera, ma diede a un dottore e il dottore la consegnò, perché poi raccontai questa storia a Marinella Venegoni della stampa e lei scrisse e ricevette una telefonata da un medico e ha detto: gliel'ho data io la lettera. E io la lettera c'è scritto: caro Lucio, spero che i giornali esagerino circa le tue condizioni, comunque io ci sono. Questo è il mio numero di telefono, se hai bisogno chiamami. E non ho saputo più niente. Poi ho saputo da questo dottore che lui ha ricevuto la lettera che il dottore ha consegnato lui e si è messo a piangere. E a me è dispiaciuto enormemente di non è... Ma io avevo capito timore a presentarmi all'ospedale, magari non so Un se... momento delicato. Sì, non sapevo se avessi avuto poi il permesso per andare, non lo so. Per cui mandai questa lettera. E poi, sapendo com'è andata la storia, insomma, mi è dispiaciuto profondamente. Tu e lui avete comunque scritto delle cose, adesso non, tu non hai bisogno di medaglie, ma è un fatto oggettivo, avete scritto delle cose eterne, infinite, e questo volevo chiederti, in questo momento in cui nel paese c'è un po' di confusione, diciamo confusione dal punto di vista artistico, forse di aridità, non possiamo non dirlo, senza fare i nostalgici, ma mi sembra un dato, no, giornalisticamente evidente, e le vostre canzoni continuano a essere ovunque. Allora io mi chiedevo, ma che c'era in quel DNA lì di quelle canzoni? Perché alcune sono attualissime, certo che raccontano spesso storie private e non politiche, però non funzionano solo su quelli della mia età. Non c'è solo un problema di memoria e nostalgia, c'è un problema di capacità tecnica, se vogliamo, ed emozionale di quelle canzoni di entrare anche nell'anima e nel cervello di ragazzi che, non voglio fare il moralista, no? Però sembrano orientati ad altro. Allora tu la percepisci questa cosa, la preziosità di questa cosa che continua a contaminare tutti? La percepisco perché è sempre presente nella mia vita. Non dimenticate che quando vado, per esempio, a parlare in una serata di queste canzoni per spiegare come le ho scritte, eccetera, eccetera, poi vedo 2 o 3 mila persone che cantano insieme.
cantano insieme le parole, non è solo il cantante sul palcoscenico. È condivisione. È condivisione. E devo dirti che la gente quando canta si libera, si alza in piedi, poi sente il desiderio di alzarsi, di far andare i telefonini, cioè, si disinibisce, si avvicina al coso che vuol partecipare, ed è uno spettacolo incredibile. Libera dai file, se dobbiamo usare un gergo. Veramente una cosa incredibile. E questa è una cosa che va al di là anche delle dispute legali, tutte le cose che ci sono state, le polemiche. A me, scusa se mi permetto, ma a me viene in mente, insomma, che un pezzo meraviglioso, un po' più nascosto, che Il paradiso non è qui, se potete andare ad ascoltare perché su YouTube si trova, avrebbe meritato poi una pubblicazione. Lì non entrò nella giornata uggiosa per problemi di tempo della lacca, del vinile, ma quello lì è un capolavoro. È un capolavoro che sarebbe bello. Io credo che Lucio sarebbe contento di vederlo vestito oggi a festa. Sì, oggi perché c'è solo un provino. Oggi sì, io ne sono profondamente convinto. E guarda, ti dico una cosa che non ho mai detto a nessuno. Ti prego, fallo. Allora, io vorrei quasi incidere questo disco. Aspetta, per essere arrestato. In che senso? Spiegaci. Come in senso? In che senso deve essere arrestato? Nel senso che è proibito, no? Ah, scusami, incidere quel disco. Ah, Il paradiso non è qui. Ok, perfetto. Vabbè, non ti arresterebbero. Però, non lo so, io come dire, con il tuo interlocutore dovrei incentivare un reato. Non so, ma è un reato amministrativo, però, non è un reato. C'è anche Francesca che viene con noi. Comunque non solo Mina, ma non tutti gli altri nomi che vi ho detto, perché Lucio ha avuto anche dei rapporti privilegiati e importanti con signori che si chiamano Bob Dylan e David Bowie. David Bowie ti chiese di scrivere un testo di Space Oddity, che è un piccolo capolavoro in italiano. Sì, poi la cantò in italiano, sì. Era il testo che l'ho inciso in italiano. Questo è Ragazzo solo, ragazza sola diventa. Sì, che poi è conosciuto perché... Il testo originale era Space Oddity, quindi era il comandante di una nave spaziale che dava il testo che è un brano sacro per i fan di Bowie, quindi maneggiavi materia delicatissima, ma voglio dire, una cosa forse è sentirlo in inglese dagli inglesi, per noi un testo che avesse una così con un contenuto talmente futuristico, hai capito? Dubito che avrebbe mosso a grandi emozioni, ecco perché ho fatto una scelta diversa. E Bob Dylan un giorno ti chiama a Londra invece? Sì, mi chiamò, sì. Andasti con Lucio, tra l'altro? Fu il famoso viaggio dove Lucio sparì e lo trovasti a casa, non era lo stesso? Un altro tempo, molto dopo. No, io fui invitato da Dylan e andai lì a parlare di un testo che lui non approvava perché avevo cambiato il senso del testo, sì. C'è un punto di contatto fra il cambiare il linguaggio con i testi nella musica e le liriche e la capacità di avere un linguaggio quasi musicale per scardinare le regole un po' impolverate della politica, o è un parallelismo forzato? Ma guarda, io penso che io conosco un solo modo: dire la verità, sentirmi libero, parlare attraverso le mie convinzioni personali e cercare il buon senso. Perché sai, i discorsi politici non possono avere, il buon senso non ha colore. Non è che perché tu sei di destra, di sinistra, di centro, tu hai ragione. Quello che mi interessa è il paese, non sono le ideologie. È cercare di aiutare questo paese a diventare, come ho scritto durante la giornata uggiosa, infine dignitoso. Perché io 40 anni fa ho scritto, spero il mio paese infine dignitoso. E sono ancora speranzoso. L'ultimissima cosa, a Lucio, se potessi, cosa diresti oggi? Io direi, speriamo di incontrarci, non presto comunque.